Ok, abbiamo qui con noi quindi Valentina e lei e lei quella che ci portano una loro coreografia, una, due, tre, quattro, non so quante ne avete, tantissime, mezz'ora, wow, di coreografie idol. Sono cose belle da vedere, sono bravissime, prima abbiamo visto le loro prove. Qui con noi le Music Project! E se lo meritano un applauso, che brave che sono! Ok, un sorsino d'acqua, un attimo di riposo e nel frattempo cosa diciamo? Cosa diciamo? Perché dice, c'è un video!
per questa bellissima fiera dedicata alle bambole. Allora, come avevamo detto prima, vi intratterremo per la prossima mezz'ora e intanto ci presentiamo. Noi siamo Eriola e Valentina, dei membri delle Music Project, che è un gruppo umbro di 9 ragazze, nato per fare principalmente cover di Love Live. Ci siamo esibite per la prima volta più o meno un anno fa, sempre in una fiera dei DHC, per poi essere ingaggiate a Rimini Comics, dove purtroppo non siamo potute essere tutte proprio come oggi. Il nostro secondo ingaggio l'abbiamo ottenuto al Tiferno Comics 2017 e alcuni spezzoni della nostra esibizione l'avete potuto vedere nel video sullo schermo poco fa. Noi, come ho detto prima, ci piace fare cover di Love Live, però ci piace anche spaziare in canzoni di altro genere. La prima canzone che abbiamo fatto, infatti, si chiama Togger Renka ed è di Garnidelia, un gruppo J-pop. In questa prima parte della nostra esibizione faremo cover di Love Live, sia cover balli di coppia che balli nati per 3 e 9 persone, ovviamente redattati da noi per 2 persone. Spero vi piaceranno e buon divertimento. I'm not afraid to die.
Thank you.
Ok, diamo 2 secondi per riprendersi un attimo, anche perché qui dentro fa caldino. Almeno un pochino. Allora, grazie. Grazie mille. Allora, come avete visto dal video, adesso usciamo un po' dal mondo di Love Live e entriamo in quello dei Vocaloid. Per chi non sapesse cosa sono, ve lo dico molto brevemente. Allora, il termine Vocaloid nasce per indicare un programma di sintetizzazione vocale. Da qui sono stati fatti delle voci campione, scusate il fiatone, ai quali sono stati poi accostati delle figure virtuali, ovviamente sempre con lo stile degli anime giapponesi. Queste figure si chiamano Vocaloid. E allora, adesso in questa seconda parte andremo a fare 2 singoli e una canzone di coppia. In ordine vi dico i nomi, sono Tolu Tin Antenna, Super Neko World e Matrioska. Speriamo che vi piacciono e buon proseguimento. Thank you.
B, ok? Allora, la nostra esibizione, la nostra performance sta giungendo al termine. Abbiamo rimasto solo una canzone. Come avete potuto vedere dai video, torniamo sempre nell'ambito del J-pop. Infatti la prossima canzone sarà sempre dei Garnidelia e si chiama Rokurako Jodo. Come avete potuto notare, non è la prima volta che la portiamo, ma la prima volta è stata a Rimini Comics 2017, niente, se non mi trovo. E ci ha valso il premio come miglior coreografia. Successivamente al concerto con il nostro gruppo di cover di Logline l'abbiamo riportata a Tiferno Comics 2017 e oggi la proponiamo insomma come nostro anche cavallo di battaglia. Io ringrazio anche insomma tutti i BHC, tutto lo staff che hanno reso possibile questa fiera e ci hanno fatto esibire qua. Va bene. E ce la faccio più. E niente, quindi buon'ultima canzone, grazie a tutti per essere rimasti fino alla fine.